Oh, lo so, mi sono stancato. Allora, nell'epoca in cui tutti si fanno i fatti degli altri, stanno a filmare, stanno a fare fotografie, le postano sui social, ti arrivano 100.000 informazioni al minuto, in quest'epoca da 40 minuti non riusciamo ad avere una sola informazione di una notizia che abbiamo avuto da fonte certa, ma noi vogliamo ulteriormente verificarla rispetto a ciò che è accaduto ieri pomeriggio qua, intorno alle 18. E sono veramente le 18, io vorrei farvi vedere un orologio. Scusi, che ore sono? No, faccelo dire dal signore. Che ore sono? Le 18.05, effettivamente, le 18.05. Lei sa quello che è successo ieri pomeriggio qui? E cosa sa dell'episodio di ieri? No, non sa niente. Vedi, questo è quello che ti volevo dire io. In quest'epoca nessuno sa niente. Eppure non ieri... Non perché non si è trovato, perché altrimenti... Allora, posso raccontargliela? Venga con me. Venga con me. Venga... Ma sa che cosa è successo ieri? Una signora seduto... Oh, vedi che cominciamo a costruire la notizia. Io, girando di là con la macchina... Ha visto sempre... la signora seduta? Vengo sempre di qua. Ok. Esco, o a destra o a sinistra, me ne vado. E questo è irrilevante, diciamo. E non potevo passare perché c'era la signora... Seduta. Che stringeva una borsa. Seduta. Poi me ne sono andato stamattina alle 7 nel bar. Che vado a lavorare. Aspetta. Il fatto. Allora, cosa hai saputo dal bar? È una signora, stava seduta. Venga qui perché non vorrei avere. C'è l'ambulanza, però non vorrei che. No, è una signora, stava seduta che l'hanno scippata. Ho preso il caffè e me ne sono andato a lavorare. E stoppa le telefonate. In realtà, secondo quello che ci è stato riferito, arrivederci. Pare che la signora invece sia un'eroina dei tempi moderni, perché pur essendo stata scaraventata a terra nel tentativo dello strappo, ha difeso con tutte le sue forze la borsa e non se l'è fatta scippare. Lo ha addirittura rincorso il presunto scippatore con una maglia rossa, questo abbiamo saputo, in bicicletta, e pare che in questa rocambolesca fuga, tra l'altro in cui dentro si sono inserite pure altre persone, altri passanti, il ladruncolo sia andato a schiantarsi contro un'automobile. A quel punto avrebbe lasciato la bicicletta, il genio del crimine avrebbe lasciato la bicicletta, si sarebbe dato alla fuga, anche l'ambulanza, cioè, tiro, è incredibile, sembra fatto apposta, con un giorno di ritardo, mi sento come in un déjà vu, è pazzesca questa cosa qua, non c'entra niente, come in un déjà vu, qualcosa che abbiamo già vissuto, la tua ignoranza, e pare la qui, alla tua vabbè, ok, arrivederci. Non diciamo buon lavoro perché non si augura buon lavoro. Dunque, secondo poi ulteriori informazioni, pare che il riconoscimento di alcuni testimoni, le telecamere che ci sono qui nella zona, avrebbero consentito al ruolo automobile dei carabinieri di individuare ed arrestare il genio del crimine di questa assurda, incredibile situazione di cui nessuno sa, a parte tu al bar e magari alla pasticceria, panifici, al barbiere, però do per strada no, nessuno. Proviamoci. Signora, sa quello che è successo ieri, il fatto della borsa, dello scippo? Lo sa? Non lo so. Non lo sa, non lo sa. Ok, non lo sa. Ma io la signora la conosco, è vero? È vero, noi ci conosciamo, mi ha fatto i complimenti l'altro giorno, l'altra volta. È vero, io me la ricordo. Signora, però si sposti perché poi magari l'ambulanza è andata già via. Non vorremmo. Attenta al... No, signora, no col cellulare, signor... Si sposti, signora. Essendo la croce. È vero che tu sai quello che è successo ieri alle 18? Lo signora. Sai? Oh, ti prego, raccontamelo. Gli hanno fatto lo scippo. Ma gliel'hanno fatto o lei ha difeso la borsa? No, come c'è stato la borsa. Oh, qui non gliel'hanno. Gliel'ha ripresa. E lui si è andato a schiantare con la bicicletta sulla macchina. Sì. Aspetta che alla fine ce l'abbiamo fatta. E lui aveva la maglia rossa. Mi vuoi dare un lupino? Va bene, beh, un lupino. Beh, Il lupino. Beh. Quindi lui poi si è schiantato su un'auto, ha lasciato la bicicletta, è scappato a piedi e pare sia stato i carabinieri e lo hanno preso. No, pare. Non lo so questo. Invece io ti sto dando a non te lo una stai notizia. Dicendo tu. Se
Vabbè, no. Fuori strada. Io abito qua dietro. Ma la signora sai chi è? No. Era di qua, del posto? No, io non so neanche di questo, di Bitri. Di Bitri, ci sta a faccia a Trigiano. Ah, per amore. Buonasera. Non te la potevi scegliere di Bitri? Amore mio. Sì. Amore tuo. Senti, tesoro. Dimmi, amore. Tu mi fai un piacere. Dimmi, allora, se posso. Quando, signore Tommy, mi fa piacere, quando ti posso trovare direttamente la via Caroccio? Tu mi devi mandare un messaggio da Facebook, Quinto Potere, quello che mi segui, dove mi sì, segui. Sì, certo, che sei in forza. Il numero di telefono è il mio personale, chiamami e io vengo da te. Okay. Sì, perché sente, c'era un africano che è avvocato di Trigiano, che è ricco, il butta fuori di casa. Lui lavorare, sfruttare in campagna per 30 euro, hai capito? Ho capito. Lui c'era bisogno di te. Perché? Chiamami, chiamami, mi raccomando. Quinto Potere, il numero di telefono su Facebook è il mio numero. Oppure segnatelo. Meglio così. Meglio che te lo segni. Grazie. Figurati. 348. Tu sei bravo, sei bravo. Non esagerare, sennò poi la gente... Dai, 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 3. 48. 48. 896. 896. 69. 69. 69. 69. Ok, Antonio, sono io, tu mandami il messaggio. E mi ce dici, l'hai WhatsApp? Come ti chiami di nome? Dorina, scrivi, Elena Dorina. E scrivi Dorina Trigiano, così so che sei tu. Come scrivo qua? Antonio, quello che vuoi, Antonio giornalista, Antonio Laconte, Antonio Quinto Potere, Quinto Potere, come vuoi tu. Ok, però avete visto come la notizia si costruisce man mano allora, e tu telefoni direttamente. Parlato, hanno sentito oggi che un ragazzo giovane ha passato con bicicletta, che lui ha rubato un colliere. No, vedi, questa è un'altra notizia. Che non c'è. Beh, ecco perché vedete, poi la notizia deve essere allora, assolutamente verificata. Allora. Ha tentato di rubare una borsa, ma non ce l'ha fatta. Questa è la verità. Per ora, solo per ora, da Trigiano, avete visto come una notizia, e siamo qua da un'ora e mezza a cercare di approfondirla. È quasi tutto. Tino, ti stai sciogliendo, sei diventato una mappina pazzesca.